Sì, non lo so. Sarà tutto un urlare, non avvicinarti, state lontani, non toccatevi. Ecco, che devi io fare? Penso sempre che se ho due bambini a casa con cui convivo tutti i giorni, Sì. e ci mangio assieme, e riguardo la televisione assieme e quant'altro, nel momento in cui mi sposto in un parco a farli giocare, non è che in casa non devo tenere la distanza, al parco sì. Ma ovvio. Sì. È una mia idea. Poi vorrei che mi spiegassi anche la diversità: se due persone in auto non possono viaggiare insieme, ma sono conviventi, in casa possono stare vicine, in macchina non possono camminare in due. Ma io sta roba della macchina, sai che non l'ho mai trovata. Non lo so. Se vuoi me la studio per la prossima volta. Ok, grazie. Sinceramente, poi questo nuovo DPCM è di 70 pagine. Sì, bravo, c'è molto da leggere. 70 compresi gli allegati. Compresi gli allegati. Ma quello non è il mio mestiere, per questo io ti richiamo. Però io sinceramente non ho mai trovato nulla che riguardi come si viaggia in macchina. Allora è una fake news quella. Però magari mi sbaglio io. Allora so. Verifichiamola, Armando, e poi... Certamente, da qualche parte, vediamo se lo trovo, aspetta, perché è interessante per tutti. Vado un po' a memoria perché non lo trovo. Sì, magari in questo momento diventa un pochino più complicato riuscire. Non lo trovo. C'è l'obbligo di mascherina, sì? Nel momento in cui utilizzo un mezzo pubblico. E va bene, fin qua ci siamo. E forse però è la prima volta che viene detto a livello di DPCM. Ma io lo davo per scontato, anche i guanti. Sì, però un conto è darlo per scontato, sì. Un conto è, diciamo così, vederlo scritto. Certo. In un provvedimento ministeriale. Saranno contente tutte le persone, io ne vedevo tante quando prendevo i mezzi pubblici, che entravano sul pullman e mettevano un fazzolettino di carta sul mancorrente per potersi tenere. Credo che questa questione dei guanti, secondo me, farà felice molti che già adottavano questo distanziamento, diciamo, al mancorrente, che insomma le mani portano di tutto, proprio sui mezzi pubblici, che non è che siano il massimo dell'igiene. Ho trovato. Ah, bene. Ai fini del comma 2, articolo. Aspetta, che qui si fanno degli articolo 3, comma 2, ma siamo già a pagina 11. Quindi, mamma mia. Ai fini del contenimento della diffusione del virus, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezione delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico. Sì. Inclusi i mezzi di trasporto. Quindi le auto. E comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Ho capito, però scusa, se la macchina è mia e di mio marito, siamo in macchina insieme che si deve spostare, non possiamo? Dobbiamo mettere le mascherine? Luoghi confinati aperti al pubblico. Ah, ok. La macchina non è un luogo aperto al pubblico. Giusto. Mi era sfuggita questa cosa. Ah, quindi possiamo viaggiare tranquillamente? Io credo che in macchina si possa andare senza mascherina. Bene, in due. In due, perché no? Ok, benissimo. Allora, valutata anche questa ultimissima precisazione, non ci rimane altro che aggiornarci eventualmente la prossima settimana. Armando, se sei d'accordo, succederanno ancora delle cose. Secondo me siamo in divenire, perché gli aggiustamenti ovviamente sono possibili, perché no? Perché poi si raccolgono tutte le... Una situazione dovrebbe accadere di sicuro, che è l'app Immuni. Sì, no? Che non è stata citata in questo DCPM. Non è stata citata perché l'app Immuni, e poi magari ci dedicheremo un'oretta, mezz'oretta, sì, un'altra sì. volta, fa parte di un altro provvedimento. Ah, ecco. È l'ordinanza numero 10 del 2020 del commissario straordinario che si chiama Arcuri, Domenico Arcuri, sì? Che lo vediamo ogni tanto in televisione, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, sì. Che essendo commissario straordinario ha il potere di emanare ordinanze, ecco. E quindi con l'ordinanza numero 10 ha stipulato il contratto
2008 con la Bending Spoons. Ah, quindi però, è già fatta, è già cosa fatta praticamente. Allora, il contratto sì. L'app no. No, anche perché nel frattempo dobbiamo mapparci tutti, perché affinché funzioni bisogna che ci siano quelli asintomatici tamponati, nel senso metaforico del termine, ma nel senso clinico del termine, cioè bisogna avere dei punti di riferimento, perché se non hai punti di riferimento non è attendibile. Sì e no, sì e no. Va bene. Non credo sia necessario che tutti abbiano il tampone. Per far partire là, non credo. Staremo a vedere, ci aggiorniamo su questo punto. Per il momento sì? È prevista per fine maggio. E quindi abbiamo anche il tempo di studiarcela bene. Bene, d'accordo. Intanto un grande ringraziamento va da parte nostra nei tuoi confronti, perché sei sempre disponibile a farci capire maggiormente su questo intrigatissimo mondo della giurisprudenza e soprattutto dei decreti in questo periodo. Grazie davvero all'avvocato Armando Francia. I dubbi degli altri sono anche i miei dubbi. Ma insieme, ma con l'aiuto tuo, che insomma sei la persona più giusta per poterceli chiarire, faremo dei passi avanti. Grazie davvero Armando, ti amo, alla prossima ancora qui su Radio Dreamfly. Ciao Mariella, arrivederci a tutti. Ciao Armando, grazie. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni, sei su Radio Dreamfly. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni, sei su Radio Dreamfly.
Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Thank you.
Dreamfly. Si vola in alto. Andiamo a prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamfly. La Patti a
anche oggi sulle frequenze di Radio Dream on Fly vi terrà compagnia con una nuova puntata radiofonica con Dai Sogni ai Fatti con la Patti, in cui ho il piacere di ospitare Riccardo Lupino, una delle voci della band originaria del Chianti, di Duova, che insieme all'artista pratese Blebra stanno già spopolando sul web con il nuovo singolo Estate in Toscana, che la regia ci ha appena fatto ascoltare, una canzone che ha tutte le premesse per diventare il nuovo tormentone musicale. Ciao Riccardo, benvenuto a Dai Sogni ai Fatti con la Patti, come stai? Ciao ciao, grazie della telefonata, tutto bene, sono molto bene, siamo felici per il momento e insomma tutto bene, alla grande. Riccardo, una vera dedica d'amore alla Toscana, quella di questo nuovo singolo che ti vede anche nelle vesti di autore insieme a Daniele Palmi, e come darti torto con tutti i suoi paesaggi meravigliosi. Questo è poi un ritornello che comunque ti entra in testa, ma partiamo un po' dagli esordi, raccontaci un po' chi sono i Duova. Allora, Duova è un progetto, ma si può dire, è nato un paio di anni fa, per scherzo ovviamente, come capitano spesso in queste situazioni, quando essendo io agricoltore, io vivo di, o perlomeno tento di vivere di agricoltura con la mia piccola attività, quindi ho cominciato chiamando Giovanni, l'altro uovo, si potrebbe dire così, chiamando lui, diciamo, per così realizzare dei video, ma in maniera molto veramente del tutto estemporanea e improvvisata, per scherzare su certi argomenti anche comunque seri che riguardano l'agricoltura. Si vede subito, diciamo, fin dai primi giorni, e comunque c'era interesse e piaceva lo stile che avevamo. Quindi da lì, in brevissimo tempo, ho contattato Daniele Palmi, altro mio amico, e era tanto tempo non ci vedevamo, e niente, abbiamo deciso un po' di fare le cose un po' più sul serio, nel senso che comunque la musica non si è più limitata a fare, insomma, essere una chitarra e voce acustica così, ma c'è stato un po' un lavoro in questo senso, e siamo andati avanti. Inizialmente con argomenti prettamente legati all'agricoltura, al mondo agricolo, poi piano piano si è allargata la visione a quella visione di una società, per quello che può valere la mia visione ovviamente, quantomeno schizofrenia di certo, quindi... E poi in questo particolare momento l'Italia ha bisogno di essere più che mai sostenuta, quello di invitare musicalmente a fare tappa nella vostra terra è sicuramente un primo passo, quindi l'idea di Estate in Toscana presumo, insomma, che nasca anche per questo motivo, no? Sì, esatto. Diciamo, appunto, seguendo questo piccolo percorso che abbiamo fatto, ci siamo trovati appunto ad arrivare a toccare temi che inizialmente possono non sembrare, con l'agricoltura, come dicevo, è stato il primo argomento trattato. In realtà poi, secondo noi, in questo caso secondo me, è tutto collegato, perché questo modo di intendere le vacanze che abbiamo lanciato in maniera così, insomma, forzatamente anche bella a quanto sembra, vuole dire che in prima battuta la Toscana è oggettivamente una regione meravigliosa, c'è tantissime bellezze e vanno valorizzate, ma in un periodo come questo, che sappiamo tutti com'è, quindi di crisi anche oggettivamente, forse un piccolo messaggio che va in direzione di dire semplicemente anche valutiamo il fatto di passare le vacanze anche vicino a casa, quindi noi toscani per la Toscana, e ovviamente invitiamo tutti a venire in Toscana, ma qualunque regione d'Italia è meravigliosa, cerchiamo di riscoprire, che molto spesso purtroppo siamo portati a pensare le ferie sono belle solo se vai dall'altra parte del mondo, certo. In realtà passando le in Italia è bello, certo, bello. Certo. Del singolo avete realizzato anche un video molto gioioso, molto, molto estivo, e a poche ore dal lancio ufficiale sui canali streaming è diventato già virale. Vi aspettavate un riscontro così immediato?
Così sinceramente no, nel senso che sapevamo dovete aver fatto un bel lavoro sinceramente, sia musicalmente che di idea, di concetto, che di video, perché insomma, anzi ringrazio Daniele Palmi, ha curato anche il video, che fa la regia insieme ai ragazzi di Swolly, che è questa società di comunicazione che comunque collabora ormai con noi stabilmente, quindi però ecco, questa esplosione tra virgolette improvvisa ci ha fatto molto piacere, non ci aspettavamo forse così, ma ecco, ben vengano queste sorprese, quindi probabilmente abbiamo cercato anche il momento giusto e una voglia di riscoprire certi valori oltre a certi luoghi bellissimi, ecco. Certo, in una recente intervista, anche questo si legge anche sulle vostre pagine, sulla vostra pagina Facebook, avete dichiarato che questa volta vi siete superati, avete unito le tre cose che amate di più in assoluto, la Toscana, l'estate e il reggaeton. Siete soddisfatti dei risultati finora raggiunti? Sì, siamo molto soddisfatti, però un inciso, quello lì era, infatti in tanti ce lo stanno dicendo, ci fa piacere ovviamente a prescindere, però quella cosa del, diciamo, del reggaeton era volutamente ironica, nel senso ci piace anche quella, noi, però chi ci segue ha visto che noi non abbiamo uno stile nostro, spaziamo veramente da, ma anche proprio per giocarci su, quindi abbiamo fatto roba rock, roba più vicina allo stornello, trap, rap, e questa cosa del reggaeton abbiamo voluto, cioè è stata un'idea iniziale quando abbiamo così pensato di fare questo pezzo, abbiamo detto vabbè, giochiamo il reggaeton, visto che comunque ormai negli ultimi anni l'estate è collegata a certe sonorità, quindi perché no, un reggaeton toscano magari può funzionare anche di fronte a quelli più famosi, insomma sembra che possa funzionare, quindi bene. Riccardo, hai a disposizione i microfoni di Radio Dreamonfly e di Dai Sogni ai Fatti con la Patti. Qual è il messaggio che vuoi lanciare agli italiani, a parte quello di trascorrere l'estate in Toscana o comunque in Italia, no? Dicevamo prima. Sì, messaggi ce ne sarebbe tanti secondo me in questo periodo specialmente, però diciamo così, poi senza voler strafare in tanti discorsi, però effettivamente siccome noi venivamo anche da un altro video fatto, quello veramente improvvisato perché eravamo veramente chiusi in quarantena, e mi riferisco a Mangia Italiana Anche Tu, che è una parodia di una canzone di Lino Gaetano che citava tutte le infinite eccellenze che abbiamo in Italia di per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, quindi forse unendo le cose mi verrebbe da dire è veramente bello essere italiani, ma non tanto per essere superiori ad altri, ci mancherebbe assolutamente, però forse comunque un po' di così un dare valore a un sentimento magari di essere italiani, ma non solo, ma essere toscani, laziali, emiliani, lombardi, ognuno ha delle caratteristiche bellissime, secondo me valorizzarle non è sbagliato, che non c'entra nulla con il campanilismo, con il voler denigrare l'altro, sono cose proprio opposte anzi, quindi un riscoprire le proprie radici e identità secondo me fa sempre bene, questo è il messaggio che vuoi lanciare. E invece ai compagni di questa avventura, che cosa vuoi dire? Ti riferisci a Duova, sì, e a Bella, sì, in questo caso? Duova, sì. No, io volevo dire, vabbè, ovviamente insomma, grazie perché comunque siamo un gruppo, quindi e anche Blebla, anzi che appunto il progetto è nostro, è Duova, abbiamo fatto quando abbiamo chiamato Blebla, perché era già un po' di tempo e insomma ci sentivamo per vedere di fare qualcosa insieme. La cosa bella è che abbiamo veramente comunque, come si dice, sposato un'idea e un progetto, e quindi niente, gli vorrei dire grazie perché comunque spero che grazie ci si possa dire a vicenda tutti noi, perché poi in Duova siamo sì in tre, io, Giovanni e Daniele, ma è diventata, questa è una cosa per quanto riguarda bellissima, è diventata una famiglia veramente, perché Francesco Maggiani ha lavorato sulla base, al mix, è un amico, Simone Valdinetosi ci aiuta nei video e canta anche con noi a voce, ma è veramente una famiglia, Margo, insomma siamo veramente un gruppo bello, molto bello, grazie, prima, grazie.
grazie. Che si respira, cioè basta, insomma, basta vedervi e si vede, insomma, che c'è molta sinergia, no, tra di voi. Sì. Dai sogni ai fatti si parla anche di sogni, dai sogni ai fatti con la parte si parla anche di sogni, ovviamente. Qual è un sogno che ti piacerebbe realizzare? Il sogno, si parla sempre del discorso, diciamo, di artistico legato a dove artistico o tuo o un sogno di Riccardo. Ma ora ce ne sarebbe tanti, ovviamente. Diciamo così, dai, esageriamo, visto che, insomma, noi ci viene sempre un sorriso. Questo progetto è nato, è la cosa che mi piace sempre ridire, veramente per scherzo, ma proprio veramente per scherzo. Poi ci siamo accorti che c'erano delle potenzialità e comunque insomma, anche delle professionalità, come si vede dai video che fa Daniele, dalle musiche di Daniele Di Giovanni, insomma, gente. Quindi piano piano anche la gente si sta accorgendo che sì, se abbiamo cominciato per scherzo, però insomma facciamo anche sul serio. E quindi questa, cioè, mi sogno è continuare in questa maniera giocosa, ironica, di fare le nostre cose e chissà, boh, magari la butto lì, cioè, io volevo vedere un contadino a Sanremo, un Anca, secondo me, se mi ci vorrebbe. Io te lo amo, te lo amo. Hai detto un sogno, quindi io ho sperato. Certo. Ma proprio per l'idea di vedere Che effetto fa? Sì, dai, se non c'è bisogno, via. Tanti cantanti sono bravissimi, tutti ok, però. Riccardo, ma a parte questo sogno che ti auguro di realizzarlo, qualcosa, diciamo, invece di più, più semplice da realizzare, no? Tra i progetti futuri, cosa prevede Noi diciamo ora si sta continuando a fare veramente tanti progetti, molti non li dico perché ancora sono in fase embrionale, diciamo che di sicuro vogliamo fare un altro disco, quello sì, quindi ora vediamo, insomma, dopo l'estate di mettersi, o comunque già ora cominciare a buttare giù qualcosa, idee ce ne tante, quindi quello sicuramente, quello lo posso dire, quindi ecco, il sogno potrebbe essere di riuscire a fare un altro disco e come sempre si dice, no? Superare l'altro, comunque migliorarsi e così, certo. Essere apprezzati per l'impegno che ci si mette e per il valore che si tenta di così. Certo, con ironia, con gioia, però comunque senza essere banali. Io ti ringrazio, Riccardo, per essere stato qui con noi oggi pomeriggio, questo pomeriggio, e ti aspetto quando poi, insomma, se vuoi venire ospite ancora, mi fa piacere. Salutiamo i nostri ascoltatori invitandoli a questo punto a trascorrere qualche giorno nella tua bellissima Toscana, e la Patti vi dà appuntamento alla prossima settimana ricordando di non abbandonare mai i propri sogni. A lunedì prossimo. Ciao, ciao Riccardo. Grazie a tutti, ciao. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Un saluto cari amici da Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Sono in collegamento in questo momento con un professionista, ne presentiamo tantissimi in questi giorni, lui è uno particolare, si chiama Gian Lombardo Michele di M2A. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti e buongiorno a te. Allora, M2A è un'azienda di consulenze e soluzioni su misura per le imprese, ce ne vuole parlare per favore? Sì, M2A nasce all'incirca 3 anni fa con lo scopo di dare più servizi a tutte le imprese, diciamo dal punto di vista territoriale più piemontese che altro, ma in realtà poi ci possiamo andare dove vogliamo, quindi lavorare in tutta Italia. Sì, diciamo quindi, che offrite consulenze e soluzioni su misura. Cosa vuol dire su misura per le imprese? Vuol dire che noi andiamo nelle aziende e cerchiamo la miglior soluzione, non sempre al miglior prezzo. Quindi andiamo contro tendenza, ma in realtà cerchiamo di andare a
tirar fuori dai clienti non solo quello che hanno attualmente, ma se sono soddisfatti, e se non sono soddisfatti cerchiamo di andare a toccare i punti giusti per andare a dare un servizio migliore con dei prodotti magari diversi, sì, chiaramente guardando il prezzo, ma non è il fattore primario. Quindi, come dico sempre a tutti, per me la voce in fondo a destra è la prima delle ultime cose. Quindi se io prima non so, sì, che cosa il cliente vuole, è inutile che parliamo di prezzi. Certo. È un po' controtendenza. È un po' molto controtendenza, molto, perché uno guarda, certo, sempre il risparmio, no? Qual è la, certo, cosa che conviene di più, conviene economicamente, mentre invece la cosa che conviene di più, direi di cambiare forse il significato, cosa conviene all'azienda avere per funzionare, esatto, al meglio, forse, esatto, questo? Bravissimo. Quindi io giusto per farvi un esempio, dico sempre, tutte le macchine vanno a Milano, no? Certo. Sì. Una 500 come... una Bentley, sì, hanno dei costi uguali? Assolutamente no, hanno quattro ruote, hanno un volante, hanno le marce, ma non sono uguali. E quindi il viaggio sarà diverso, il viaggio sarà completamente diverso, no? Ecco, c'è, cioè, quello che ti... Inoltre, vi diamo come post vendita, sì, persone fisiche, cioè nel senso che in questo momento siamo coperti su Torino, Milano e Genova, quindi Liguria, sì, e Lombardia, e noi vediamo degli uffici con delle persone, quindi il call center ce lo dimentichiamo per aspetti tecnici. Okay. Tutto il resto ci sono persone con un nome, un cognome, se volete l'appuntamento per vedere le cose, i contratti, ve lo diamo, non c'è nessun problema, veniamo, ci sediamo attorno a voi e vi facciamo tutta la consulenza del caso. Non faccio nomi di aziende, ma abbiamo aziende grosse, quindi di notevole, gestiamo, sì, gestiamo da clienti piccoli, sì, fino a clienti che hanno 200-250 dipendenti, multisede, quindi addirittura aziende che hanno sedi in Italia, in Brasile, in Cina, Colombia. Mamma mia, io sto facendo un giro sul sito che ricordo ai nostri amici ascoltatori è M2A, scritto proprio tutto una parola, M2A.com, e vedo tutti i tipi di servizi che offrite alle aziende, dalla telefonia, all'energia, al noleggio auto, anche per il lavoro, servizi alle aziende, investimenti, insomma davvero una rosa di servizi notevole. Assolutamente sì. Cosa può fare l'azienda? Viene contattata da voi oppure sono le aziende direttamente che vi contattano? Allora, noi abbiamo diverse forme di contatto, quindi abbiamo un teleseller, diciamo così. Sì, certo. Poi abbiamo moltissimo il passaparola, quindi noi utilizziamo tutti i canali possibili per arrivare ai clienti. Sì. Referenze ovviamente sono le bene accette, perché sono quelle che ti danno, certo, la possibilità di sederti di fronte al cliente senza tantissime barriere. Certo. Questo sì. E poi sono le stesse aziende, quindi noi abbiamo fatto una scelta forse anche lì un po' impopolare, nel senso che noi potremmo vendere tutta la tipologia di telefonia a chiunque, i marchi, certo, quattro marchi. Sì. In realtà lavoriamo solo per Vodafone Business, sì, e quindi di conseguenza solo per aziende. Okay. Perché? Perché cerchiamo di avere un rapporto con la mandante e di conseguenza con il cliente che sia il più trasparente possibile. Quindi se c'è un problema non andiamo a fare tanti giri, ma andiamo direttamente a quello che è la fonte. Questo per quanto riguarda la telefonia, Michele, mentre invece per l'energia? Energia, stessa cosa, abbiamo una mandante sola che è A2A di Milano, sì, siamo stati tra i primi in Piemonte. Sì. Qui invece possiamo gestire sia la parte privata che la parte azienda, per esempio. Ecco. Però con la stessa logica, cioè nel senso che sarebbe troppo semplice e secondo noi poco professionale, sì, andare da un cliente o da una famiglia, stessa logica, sì, e dire va bene, qui c'ho 10 aziende, quale cerchi, quale scegli, quella che costa di meno, perché il classico ragionamento sistema, sì, è quello, sì, certo, no? Quindi io vado lì e cerco il prezzo migliore, no, io ti do la soluzione migliore, sì, al giusto prezzo, poi sei libero di scegliere, sì, no. Però siamo noi a monte che facciamo una scrematura. Questo perché, ribadisco, se abbiamo un problema, non andiamo a sbattere la testa ovunque per risolverti il problema, andiamo direttamente alla fonte. E se tu non scegli il partner giusto,
con i numeri giusti, con il rapporto giusto, non riesce a farlo. Certo. I servizi alle aziende che cosa sarebbero per quanto riguarda M2A? Allora, effettuate? Qui noi ci avvaliamo, sul sito noi abbiamo fatto una scelta all'inizio di 3 anni fa, dove siamo partiti con la telefonia, poi abbiamo aggiunto l'energia. Sì. Questo perché? Perché sono un po' i clienti che dopo 5, 6, 7 anni che tu hai, praticamente il 70% degli stessi clienti, l'80%, sì, sono loro che ti chiedono: ma perché non mi fai il contratto della luce? Ma perché non mi fai banalmente il contratto dell'orologio a lungo termine? Ah, certo. Quindi sono loro che ti dicono: una volta che tu hai sempre lo stesso rapporto, sempre con le stesse persone, sì, il prezzo diventa, non dico l'ultima... di secondaria importanza? Ma diciamo che privilegi, siamo un po' tornati indietro, privilegi un po' il rapporto umano. Sì. La fiducia, sì, e non guardi le offerte, no? Quindi cerchi di capire che se hai un problema, e in 7 anni sicuramente hai un problema di servizi, certo, però hai delle persone da questa parte che ti risolvono il problema. Quello che noi abbiamo abituato tutti i commerciali, tutte le persone che sono con noi, è che io per esempio personalmente parlo solo di un argomento, che è Vodafone. Sì. Non parlo di tutto. Okay. Se le aziende chiaramente mi chiedono energia, io lo prendo e lo sposto direttamente alla persona che si occupa di energia, che ha, sì, la massima fiducia. Certo. I tutologi non esistono, o meglio, pensiamo che non esistano noi, poi gli altri non lo so. No, no. Quindi cosa succede? Che abbiamo tutta una serie di persone che sono specializzate in un campo e fanno bene quello. Quindi sono io che prendo il cliente e piuttosto lo giro a uno dei ragazzi che sono con noi. Certo. E la stessa cosa farà lui con me. Certo. Viviamo, certo, tutti, l'idea di nostra è quella che tutti devono vivere e star bene, compatibilmente con quello che fanno ovviamente, però se tu vai a vendere sei tranquillo, non vendi, non truffi, ma certo, fai l'interesse del cliente e ovviamente anche del tuo, perché tu chiaramente ci guadagni. Io non sono una onlus, no, però non è un problema a trattarvi bene. Tra questi servizi abbiamo accessi ai finanziamenti, crediti di imposta, gestione dei contenziosi, semplificazione dei processi burocratici, GDPR, ma questo fa parte un po' anche della telefonia, perché, sì, tutta la parte GDPR si divide in due o tre pacchetti, quindi, sì, la parte Vodafone, la parte redazione dei contratti e poi anche la parte proprio dell'hardware da mettere a posto. Quindi abbiamo tutta una serie di servizi. Ripeto, l'importante è capire bene il cliente cosa ha bisogno, poi ad aiutarlo siamo sempre disponibili. Bene, allora facciamo una cosa: la vostra sede è tra l'altro a Torino, molto comoda, sì, e insomma in Piazza Derna mi sembra abbastanza, ma dove nel sito si possono trovare tutti i numeri per potervi contattare, dalla mail a tutto quello che si fa, che anche per compilare eventualmente un form specifico su delle informazioni in particolari, insomma ci sono proprio tutti i contatti, quindi non possiamo fare nient'altro, Michele, che invitare le aziende o gli professionisti che in questo momento ci stanno ascoltando a collegarsi al sito per avere tutte le informazioni e richiederle, ovviamente. Sì, assolutamente sì. Quindi qualsiasi esigenza, anche solo conoscitiva, quindi sì, io dico sempre l'importante è vedersi, prendere un caffè e chiacchierare, perché quel che succede, succede. Certo, difatti. Allora ricordiamo il sito www.m2a.com, scritto tutto come se fosse una parola unica. Grazie, esatto, a Gianlombardo Michele per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. Per la prossima, sempre molto volentieri. Grazie mille, buona giornata. Grazie, a presto. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Thank you.
Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Decollare la tua impresa. Dream on Fly Radio. De inutilitate culture di Ennio Trinelli. Dunque, benvenute e benvenuti a questo nostro appuntamento letterario, culturale, artistico, sociale, non so, l'abbiamo chiamato De Inutilitate Culture, ma è un esperimento, perché parla giustamente dell'inutilità della cultura. Con Lorenza Morello, sul nostro canale La Vasca dei Pesci, abbiamo dato il via a un appuntamento di questo tipo, giusto qualche giorno fa. Abbiamo avuto la diretta parlando proprio dell'inutilità della cultura, soprattutto in questo momento post-Covid in cui sembra che tutto debba ripartire e invece la cultura è lo stesso anche se no, diciamo così. Io sono Ennio Trinelli, benvenute e benvenuti all'ascolto, grazie per avermi ospitato agli amici di Radio Dream on Fly Televisione. Quest'oggi vorrei parlarvi di due autori con molte cose in comune e poi di un bellissimo spettacolo teatrale. Gli autori sono Christopher Isherwood e Pier Vittorio Tondelli,
anglosassone il primo, evidentemente italiano il secondo, molto attivo nella prima parte del secolo scorso, il primo scomparso nell'ultimo decennio del secolo scorso, il secondo con molti punti in comune anche dal punto di vista letterario, sempre sostenuto e sono sempre stato insultato per questo, che per Vittorio Tondelli non sarebbe stato lo stesso scrittore se non avesse amato profondamente la letteratura di Christopher Isherwood e di una grande poetessa austriaca chiamata Ingeborg Bachmann, che lui citava a più riprese in ognuno delle sue opere letterarie, soprattutto all'interno dei suoi saggi e dei suoi articoli. Vi parlerò poi di uno spettacolo magnifico che ho visto appena prima del lockdown al Teatro delle Passioni di Modena. Lo spettacolo scritto e interpretato da Luca Carboni, che non è quel Luca Carboni là, è un altro, e Gabriel da Costa, che sono anche compagni nella vita, si chiama Get Your Shit Together. Esercizi di approssimazione per umani. L'ho visto al Teatro delle Passioni di Modena il 25 febbraio, proprio pochissimi giorni prima che ci chiudessero in casa per la pandemia. Uno spettacolo magnifico di cui vi parlerò in seconda battuta. Partiamo da Christopher Isherwood e dal suo libro Un uomo solo, che è un romanzo di straordinaria bellezza e straordinaria intensità. Lo scrisse negli anni successivi ad Addio a Berlino. Addio a Berlino, per intenderci, quel romanzo da cui venne tratto il film Cabaret con Liza Minnelli, che tanto 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 successo era, ed è un romanzo che è ambientato nell'immediato pre-seconda guerra mondiale, quando Berlino, pur essendo un'oasi di libertà, stava per essere strangolata dall'ascesa al potere del nazismo e di Hitler, sempre più presente, sempre più opprimente. Ed è uno scrittore, Isherwood, che sosteneva di volere trasformare il suo occhio di romanziere nell'obiettivo di una macchina fotografica, e posso assicurarvi che ci è riuscito perfettamente, e questa cosa è ancora più vera nei suoi diari. I suoi diari sono due tomi di qualche migliaio di pagine insieme, forse 2500, che possedevo in lingua originale, perché in italiano non sono mai usciti, salvo poi averli persi da qualche parte, avendo io dal 2006 al 2018 effettuato qualcosa come 14 traslochi. Vorrei, sì, una brutta esperienza, ma ne parliamo sul lettino di uno psicanalista, non certo in questa sede. Vorrei leggervi l'incipit di Un uomo solo, perché è dalla dimensione di quello che Isherwood voleva dire quando parlava di sé scrittore come di un uomo che voleva essere una macchina fotografica. Il risveglio comincia con due parole: sono e ora. Poi ciò che si è svegliato resta disteso un momento a fissare il soffitto e se stesso, fino a riconoscere io e a dedurne io sono ora. Qui viene dopo, ed è almeno in negativo rassicurante, poiché stamattina è qui che ci si aspettava di essere, come dire, a casa. Ma ora non è semplicemente ora. Ora è anche un freddo promemoria, una intera giornata più di ieri, un anno più dell'anno scorso. Ogni ora ha un'etichetta con una data, che rende obsoleti tutti gli ora passati, finché prima o poi, forse, no, non forse, di sicuro, succederà. Io comprai il libro per queste prime frasi, per quello che in editoria viene chiamato incipit, ed è quello che fa decidere in qualche modo se pubblicare quel libro o no.
perché oltre all'odore molti annusano i libri nelle librerie, esiste anche chi lo sfoglia e sfoglia proprio la prima pagina. Dunque è un libro che vi consiglio, è un libro che vi consiglio perché ha scritto in un periodo storico in cui era assolutamente necessario che il privato, cioè l'omosessualità di Christopher Isherwood ad esempio, Un uomo solo è la storia di George, un professore universitario, e di Jim, il suo compagno molto più giovane, morto in un incidente stradale, il privato, dicevo, diventasse pubblico, in qualche modo fosse riconosciuto socialmente. Una lotta che anche Pier Vittorio Tondelli, pur se con modalità differenti, conosco benissimo la storia della terra dalla quale Pier Vittorio proviene, lui è nato a Correggio, io sono nato a Sassuolo, dunque si tratta di una cultura che conosco perfettamente, e Pier Vittorio Tondelli non ha avuto evidentemente altro scampo che non fosse quello di mettersi a scrivere. L'ho conosciuto personalmente, io ho iniziato il mio percorso teatrale con un laboratorio basato sul suo libro di esordio, Altri Libertini, anzi secondo Altri Libertini, non ricordo mai se Altri Libertini è stato scritto prima o dopo Pau Pau, credo che fosse però il suo libro di esordio, uno spettacolo che fece scandalo, addirittura due natiche nude provocarono svenimenti al teatro Asioli di Correggio, sembrano barzellette, ma è proprio vero, una donna svenne perché un uomo in scena si calò i pantaloni e fu vista la sua nudità assoluta dal di dietro, ancora più proibito. Ma voglio parlarvi di Pier Vittorio Tondelli e comparandolo a Christopher Isherwood, perché se Un uomo solo è la storia di George e Jim, Camere separate è la storia di Leo e Thomas, e si svolge più o meno sulle stesse coordinate narrative. Parallele? Non lo so e non voglio nemmeno dirlo, ma certo i due libri hanno molto in comune e vi invito veramente a leggerli entrambi, perché al di là di ciò che raccontano è straordinario leggerli per quello che raccontano, per il modo in cui raccontano e scrivono di Camere separate. Il giornale scrisse: l'italiano è perfetto. L'incipit. Un giorno, non molto distante nel tempo, lui si è trovato improvvisamente a specchiare il suo viso contro l'oblò di un piccolo aereo in volo fra Parigi e Monaco di Baviera. All'esterno, 8.000 metri più sotto, la catena delle Alpi appariva come una increspatura di sabbia che la luce del tramonto tingeva di colori dorati. Il cielo era un abisso cobalto che solo verso l'orizzonte in basso si accendeva di fasce color zafferano o arancione zen. Inquadrato dalla ristretta cornice ovoidale dell'oblò, il paesaggio gli parlava del giorno e della notte, dei confini fra i mondi della terra e dell'aria, e da ultimo, allorché si accese una luce nella carlinga e su quell'olografia boreale apparve il riflesso del suo volto appesantito e affaticato, anche del sé. Un ottimo motivo, anche questo incipit, per comprare il libro. Nel 2021 cadrà il 30° anniversario della morte di Tondelli, vedremo come verrà ricordato. È evidentemente molto superficiale il parlarvi di due grandi autori in così poco tempo, ma non posso fare diversamente, e del resto quello che vorrei è riuscire a stimolare la vostra curiosità. Nel febbraio scorso, come vi dicevo, ho avuto la fortuna di assistere a questo magnifico spettacolo al Teatro delle Passioni di Modena, organizzato da Emilia Romagna Teatri, che è la più importante realtà produttiva del paese, che si chiama Get Your Shit Together, esercizi di approssimazione per umani. Un lavoro di rara intelligenza, francamente, e di perfetta interazione tra uomini e macchine. Due gli attori in scena, dicevamo, che sono anche autori, drammaturghi e videomaker, sono Luca Carboni, ripeto, non quel Luca Carboni là, e Gabriel Da Costa, che sono una coppia nella vita, sposati da qualche anno, questo per creare un legame
di vite tra Tondelli, Isherwood, Da Costa e Carboni, e se l'intento di Tondelli e di Isherwood era partire dal privato per arrivare al sociale, invece l'intento di questo spettacolo è partire dal privato degli attori per arrivare al privato dei protagonisti, che sono persone comuni che vengono intervistate all'interno di una immobilità, che è quella sociale, nonostante sempre dinamica, che per i primi 5 minuti ci ammorberà come un concetto totalmente astratto, che invece tutto è fuorché astratto, ed è una immobilità palpabilissima, non soltanto nelle vite dei due uomini in scena, ma nelle vite della società attuale, nella sua dinamicità estrema, fatta di continui contatti l'uno con l'altro, che in realtà profondamente non cambiano nulla di quello che già siamo e non migliorano nulla rispetto a quello che potremmo essere. La storia ci viene raccontata ad episodi e tutte queste vite diventano una vita sola, la vita di coloro che hanno scelto di non vivere, nonostante avessero scelta, una vita che avrebbero scelto se solo si fossero lasciati la libertà di sceglierla. I due, che sono, ripeto, attori, drammaturghi e videomaker, si insinuano con le loro esistenze nelle esistenze altrui, le fanno proprie, le scarnificano, le ricreano con le proprie esperienze personali, che non diventano solo materia teatrale, ma veri e propri lanci di verità, schiaffoni di una potenza devastante, che arriva dove deve arrivare, che siano le pance, che siano le gonadi, che siano i denti, arrivano dove vuole. Uno spettacolo potentissimo, teatralizzato magnificamente, perché all'interno dello spettacolo agiscono macchine, un robot e tutta una serie di diavolerie tecnologiche, per una volta funzionali a una messa in scena che davvero vi consiglio di cercare in qualche modo. Luca Carboni e Gabriel Da Costa sono poi anche ottimi interpreti di se stessi e di questa vita romanzata, da esercizi di approssimazione romanzata, diciamo così. Sono diversi i momenti comici e ce ne sono un paio davvero gustosissimi. Io vi consiglierei di cercare questo spettacolo non appena i teatri verranno riaperti, non appena chi, come me ad esempio, e come tanti di voi che state ascoltando, si occupano di cultura, potranno riappropriarsi di quello che è il loro mestiere, la loro passione e la loro vita. Get Your Shit Together, ripeto, è davvero uno spettacolo di rara, rarissima intelligenza, e per le date prometto di renderle note non appena si sappia qualcosa in più. Cercatemi se volete sui miei social, Ennio Trinelli su Facebook, su Twitter, ITI, 5I, una T e 5I. Grazie per essere state con noi, grazie per essere stati con noi. Buon ascolto, alla prossima settimana. Dream on Fly Radio. Radio. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Radio Dream on Fly. Dream on Fly Radio. Radio. Eccoci pronti in diretta dagli studi di Radio Dream on Fly per l'appuntamento del martedì pomeriggio. Sono Mariella Vitale, intanto ben trovati. Incontriamo la professionista del martedì alle 16, che è la giurista di impresa, la dottoressa Lorenza Morello, che ho raggiunto telefonicamente ancora per il momento, magari anche prossimamente non si sa, però adesso la saluto. Buon pomeriggio, ben trovata. Ma buon pomeriggio a voi, ben trovati a debita distanza di sicurezza. Noi sempre, noi, se dobbiamo raccontare chi magari abbiamo incontrato, noi raramente, molto molto raramente. Ecco, bene. E questo è un guaio. Siete tutti ossequiosi delle norme che stanno ammazzando l'Italia, perché questa fame ci ammazzerà più del Covid, però è giusto, abbiamo votato questo governo, ce lo troviamo e accondizioniamo delle norme che sono fallimentari da tutti i punti di vista. Bene, ben trovata, dottoressa.
dottoressa, ben trovata dottoressa, buon pomeriggio. No, oramai siamo in diretta, non è più registrata, quindi mi dispiace quello che chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, è andata così, sempre così. Però c'è un altro tasto dolente che insomma vorremmo che lei ci spiegasse, proprio in virtù del fatto che lei è giurista d'impresa, quindi lei queste cose se le sa, e come se le sa. L'FCA, l'FCA si sta discutendo tantissimo e ha fatto una richiesta di aiuti pari a qualcosa come 6 milioni di euro, mi pare, se dico la sciocchezza mi rettifichi, la prego, per gli aiuti alle imprese. Incredibile, deve essere proprio vero che ci sono tutti questi soldi, perché se l'FCA si è mossa per chiederli subito vuol dire che ci sono. Che non è una, allora, cioè non è una cosa finta. Questi soldi ci sono, perché questa sì che è una richiesta poderosa, più che le manovre poderose che io appunto di soldi non ho sentito parlare, adesso sarebbe anche bello vederle arrivare, come diceva Totò. Sì. Ma in questo caso sicuramente tutto lascia presagire che da qualche parte questi fondi, mamma Fiat, come la chiamavamo, sì, abbia idea di saperli trovare. Ecco, quindi vuol dire che insomma questa potenza di fuoco sta per arrivare, se la vuole prendere l'FCA? Ma la potenza di fuoco intanto mi ricorda un cartone animato, quindi adesso sarebbe un po' di potenza, che cosa che non sto vedendo. Sto vedendo debolezza da tutte le parti e sto vedendo purtroppo molta sofferenza. Parlo quotidianamente con gli imprenditori che sono stremati e in attesa di norme che non continuano a non arrivare, persone che mi dicono che non sanno neanche se gli converrà riaprire le aziende, perché l'adeguamento alle nuove norme costa di più che non facevano a tenere chiuse. Quindi lo scenario è davvero molto triste e preoccupante. Sicuramente tutt'altro scenario da sempre è quello delle aziende grandi, l'abbiamo anche detto qui in radio più volte, un conto è quel ragionamento che può fare una SRL, una SNC, comunque un'azienda piccola media impresa che costituisce il grosso del tessuto nostro nazionale. Altro discorso è quello che può fare una società di capitali, per il semplice fatto che appunto la società di capitali per definizione ha dei valori che sono le immobilizzazioni su cui può contare nel momento in cui il mercato non risponde come deve, o nel momento in cui ci sono delle chiusure o degli eventi inaspettati, come può essere questo che stiamo tutti attraversando. Altro è invece per le aziende di persone che proprio per definizione vivono sui flussi di cassa, e quindi quando vengono cessati i flussi di cassa sono dolori veri per tutti, e purtroppo non c'è richiesta al governo che tenga, perché anche questi famosi 25.000 euro che si sentivano tanto proclamare, io ho seguito molti imprenditori, quando dico molti significa molti, che hanno chiesto alla propria banca di poter avere questo aiuto, e la banca ha risposto laddove è stato concesso, perché non è vero che non è discrezionale, che purtroppo al momento lo stanziamento era nominale, perché il governo non aveva ancora detto loro come poter fare poi per svincolare questi soldi. Intanto quindi sento fare tanta propaganda, e questa forza di fuoco io la sento solo nella gente che purtroppo ha già iniziato a togliersi la vita. Questa è una nota che speriamo si ricomponga subito, perché è veramente una ferita molto molto grande per la nostra società, per il nostro popolo, per l'Italia stessa. Questo è il vero dramma del momento che stiamo attraversando. Mi dispiace appunto ripetermi, ma alla fine dell'anno, quando inizieremo a contare i morti per fame, supereranno di gran lunga i morti per Covid, perché per Covid non abbiamo ancora capito se c'è anche solo uno, mentre con il Covid ce ne hanno contati tanti. Ecco, mentre invece la Fiat, io non ho capito, la chiamo Fiat, mi scusi, non riesco proprio a chiamarla FCA. Facciamo come diciamo Torino alla moda vecchia, io dico ancora ex Jugoslavia, quindi appunto sappiamo di cosa parliamo. Esatto, i sofisticati si adeguano, FCA è veramente terribile, non riesco proprio, però questo già ci indica che non è più tanto italiana.
non è cittadina italiana, non è cittadina italiana. Allora, se la domanda che lei voleva farmi in realtà è cosa ne penso nel caso dell'aiuto, beh, sì, allora partiamo da un presupposto. È doveroso per uno Stato aiutare un'impresa a pagare stipendi e fornitori. Sì. Ma non è accettabile che uno Stato indebitato come il nostro fornisca una garanzia per consentire a una capogruppo che ha la liquidità di usare per pagare dei massimi dividendi all'estero ai soci. Questo non è accettabile. Allora, dalle stime che ho letto, sì, la capogruppo ha 28,5 miliardi di mezzi propri, con cash flow in peggioramento. Pertanto, da questo punto di vista, sarebbe perfettamente in grado di garantire per se stessa un prestito da 6,3 miliardi a una sua controllata. O, se proprio non volesse fare così, potrebbe mettere equity in appoggio a una nuova linea. Però, che cosa succede? Perché non lo fanno? Perché questo metterebbe a rischio la distribuzione dei massimi dividendi, che previsto per il 2021 si aggirerebbe attorno a 5,5 miliardi, e quindi FCA o Exor, che come vogliamo chiamarla, con la garanzia dello Stato, cosa può fare? Può evitare degli impegni della controllante sulla controllata e allo stesso tempo mantenere le risorse per pagare il dividendo. Questo sicuramente non è accettabile. Ecco, c'è chi dice che ci sono dei lavoratori ancora in Italia che vengono pagati dalla FCA, come dicono quelli che la sanno, e che in realtà, insomma, questi, ci sono delle parti politiche che dicono che in realtà bisogna che glieli si diano questi soldi, ci sono altre che invece si rifiutano categoricamente. A questo punto possiamo considerare un'azienda straniera che ha sedi anche in Italia e che le tasse non ho capito bene dove le paga, oppure è vera la notizia che ha la sede in Olanda ma le tasse le paga in Italia? Io non credo proprio. Ma allora, facciamo anche un attimo un punto di chiarezza. La vicenda di cui stiamo parlando oggi è iniziata in realtà sabato, sì, quando FCA aveva annunciato di aver chiesto a Banca Intesa San Paolo, quindi non allo Stato, un prestito fino a 6,3 miliardi di euro, garantito però da soldi pubblici da usare per sostenere le attività produttive di FCA Italy. Sì. Quindi la controllata del gruppo attiva in Italia, quella che in passato era la nostra FIA. Sì. Le garanzie pubbliche sono previste dal cosiddetto decreto liquidità, che sono gestite da SACE, che è la famosa società di cui tutti noi, se invece anche all'ascolto, hanno sentito parlare ultimamente, una società di casse, depositi e prestiti. Sì. Queste però possono essere usate solo per attività produttive che si svolgono in Italia e possono, sì, riguardare prestiti che non superino il 25% del fatturato delle imprese che li chiedono. Ah. E infatti le aziende più grandi sono tenute a sottoporre il proprio prestito con SACE al governo. Sì. Molti, io sono tra questi, sostengono che il governo avrebbe dovuto imporre delle ulteriori condizioni a FCA per una serie di ragioni, sia perché l'azienda, appunto come ho detto prima, ha la liquidità per sostenere il gruppo, ma la tiene nella capogruppo che ha sede nei Paesi Bassi per distribuire il maxi dividendo pre-fusione di cui parlavamo prima, ma anche perché il programma SACE ha rilasciato 6 garanzie per 40 milioni e ci sono migliaia di imprese con sede in Italia, sì, che aspettano. Allora, che prima si soddisfino queste imprese, poi semmai si facciano i conti con Mamma Fiat per vedere che cosa rimane e a quali condizioni erogare il prestito, credo che potrebbe essere ad esempio una cosa da valutare. Dottoressa, lei è stata veramente molto chiara, anche perché il punto l'ha centrato e lo ha spiegato molto molto bene. Come pensa che evolverà questa situazione? Allora, sicuramente a fare la voce grossa molto spesso si spuntano le cose, e sicuramente però se dovessero spuntarla, ritengo che il governo sia solo legittimato, ma sia un obbligo a chiedere a FCA di spostarsi dai paesi in Italia, quindi che in sostanza l'azienda paghi più tasse in Italia, che sia più soggetta alle leggi italiane. Sì. La tesi del governo è che FCA è un'azienda italiana che occupa tantissimi lavoratori, sì, l'ha detto anche il nostro Presidente del Consiglio, che quindi vada fatto il
necessario per aiutarla, benissimo, però appunto allora priorità alle aziende che sono totalmente in Italia, che non hanno abbandonato il paese, che non hanno gli stessi mezzi, che soprattutto nel lontano passato non potevano dirsi aziende pressoché statali, come per molti anni è stata la Fiat, fino a che non c'è il contavento del compianto Sergio Macchione. Ecco, a proposito di, in chiusura volevo proprio chiederle, c'è molta differenza tra la Fiat di Marchionne e l'FCA di adesso? Beh, siamo tornati alla Fiat degli Agnelli, per cui siamo tornati alla Fiat che va a chiedere aiuti pubblici laddove l'azienda però è privata. Sì, c'è un abisso. Io non credo che con Sergio Marchionne ancora in vita questo scenario sarebbe stato prospettabile. E grazie per avercelo ricordato, una figura sicuramente molto, molto forte qui in Italia e in particolar modo qui in Piemonte, perché insomma è indimenticabile. Sì, ho avuto il piacere e l'onore di interagire professionalmente in più di un'occasione e devo dire che conservo memoria di quegli incontri proprio come momenti di crescita professionale e anche intellettuale, quindi averne di amministratori delegati di questo genere. E con questo splendido, positivo ricordo terminiamo qui il nostro appuntamento per oggi, però lo rinnoviamo per martedì prossimo, chissà cosa succederà, dottoressa. Con tanto entusiasmo, magari oltre alla mascherina ci obbligheranno a mettere uno scafandro, ma ci aggiorneremo qua, tanto saremo sempre a distanza di sicurezza. Esatto, intanto la ringrazio per essere stata con noi anche oggi, l'aspettiamo la prossima settimana su Radio Dream on Fly. Grazie alla dottoressa Lorenza Morello, giurista d'impresa, sempre qui su Radio Dream on Fly. Grazie, a presto. E per me sarà sempre un piacere, a presto. Radio Dream on Fly, imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Thank you.
su Radio Dream on Fly.
tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Sei su Radio Dream on Fly.
sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
Sei su Radio Dream on Fly. Decollare la tua impresa. Dream on Fly Radio. E siamo tornati in diretta dagli studi di Radio Dream on Fly. Buongiorno amici di Maria Vitale, bentrovati in questo 19 maggio, martedì mattina. Come al martedì mattina abbiamo una serie di appuntamenti, uno fra questi il più gradito e tra gli altri anche quello della dottoressa Elena Beltramo, counselor, che trovo piacevolmente in linea. Buongiorno dottoressa, bentrovata. Elena, buongiorno. Buongiorno Mariella, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ciao. Siamo ritornati, io perlomeno, in diretta da studio, e ti aspettiamo poi la prossima settimana per guardarci finalmente negli occhi, a debita distanza, certo, ovviamente. Non vedo l'ora di rivederti.
Allora, parliamo della fase 2, perché il tuo lavoro, la tua missione, perché è un lavoro, sì, però tu sei anche fondamentalmente portata ad aiutare il prossimo, no? E quindi la tua professione ti coinvolge in modo particolare, non è solamente un tecnicismo il tuo, ma è motivata da un tuo temperamento, no? Correggimi se sbaglio. Il mio obiettivo è sempre quello di aiutare le persone in modo veramente pratico, affinché la qualità della vita possa assumere dei significati importanti, belli, per vivere nel piacere, nella gioia, no? Nell'ottimismo, ecco, questa è la cosa più importante. Ecco, e come dice il tuo sito, vivere sempre bene, perché vivere bene, ok, sempre ma sempre bene per essere felici. Star sempre bene è importante, non è star bene ogni tanto, star sempre bene dovrebbe diventare quasi una filosofia di vita. Esatto, perché quel sempre fa la differenza proprio della qualità dello spirito della persona, no? Dell'umore. Certo. E quindi, oltre che della salute. Sì. Per cui per me questo è fondamentale, perché è diventato il mio mantra personale, l'ho applicato, sono riuscita, sono anni che che vivo in questa condizione del sempre bene, e quindi conduco le altre persone a fare altrettanto, no? A raggiungere esatto. La stessa gioia, la stessa pace nel cuore. Esatto. Devo dire che ci sto riuscendo bene, quindi sì. È positiva la cosa. Sì, infatti è un tuo brevetto, possiamo definirlo così, l'ipersofia emozionale? L'ipersofia emozionale, sì, è proprio un metodo che conduce le persone a trasformare tutte quelle percezioni negative dovute a dei ricordi spiacevoli, a un dolore che si porta dentro, rancore, frustrazioni, eccetera, riesce proprio a trasformare queste percezioni, queste sensazioni emotive in punti di forza, quindi davvero a dare nuovi significati alla vita con delle prospettive future migliori, molto più eclatanti e piacevoli. Allora, è vero, è molto importante. Allora Elena, tu hai un termometro importante nel tuo mestiere, che è quello di ascoltare tantissime persone, di vivere la realtà di molteplici individui, esseri umani che hanno tantissime problematiche da risolvere, ma soprattutto è un termometro importante, ti fa rendere conto qual è la realtà che viviamo. E a proposito di questo, la realtà che noi stiamo vivendo è la famosa fase 2, io direi una fase 2.5, perché da ieri noi non abbiamo neanche più bisogno dell'autocertificazione per muoverci, siamo un po' più liberi rispetto a prima. Che cosa hai notato in questo periodo che può costituire un problema, no? Per noi che stiamo vivendo? Sì, allora ho notato che da domenica, diciamo da sabato, si è entrati in un loop di paura e confusione, sì. Un po' generale. Perché dico questo? Perché in effetti le disposizioni cambiano da regione a regione, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, poi fino all'ultimo, soprattutto per chi è un imprenditore e quindi che ha delle responsabilità anche verso gli altri, ma che deve seguire certe disposizioni, davvero è una corsa contro il tempo e contro tutti i decreti, tutto quello che viene emanato, no? A livello regionale, comunale e quant'altro, quindi tanta confusione, tante corse, paura, perché comunque tante persone hanno perso il lavoro, tante persone lavorano poco, guadagnano poco, ma le spese sono sempre elevate, le famiglie costano comunque, mangiano i figli, ma insomma ci sono dei costi, no? Di gestione familiare, e questo
comincia veramente a terrorizzare. Quindi quando parliamo di paura e confusione, ricordiamoci che il passaggio subito dopo è proprio la disperazione, sì, okay? Quindi sì, dovremmo cercare di evitare tutto questo, anche perché tutto quel fattore umano altruistico che si è visto in tutta la fase 1, tutto sommato in un qualche modo potrebbe anche, si sta cominciando già a sentire, dissipare, ok? Perché tanti sono rientrati nella routine quotidiana, quindi è come se dimenticassero i problemi degli altri, perché devono affrontarne di nuovi e la vita appunto frenetica del sempre, certo, no? Certo. Come sempre stato. Certo. Quindi questo senso di solitudine, di abbandono, di ingiustizia, come abbiamo detto l'altra settimana, sì, crea proprio tanta rabbia, odio anche, come abbiamo detto l'altra settimana, ma una confusione pazzesca di non sapere esattamente cosa fare, ok? Perché non tutti hanno le capacità di resilienza. Ecco, brava, hai detto una cosa, di reazione per uscirne fuori. Esatto. E quindi davvero ci troviamo in questa situazione. Ed è comunque una condizione psicologica tutto sommato normale. Perché dico normale? Perché voglio rassicurare tutti coloro che stanno vivendo questa confusione, paura, dove si sentono paralizzati e magari si sentono anche in colpa per questo, ok? Sì, sì. Ti voglio rassicurare perché è una condizione naturale dell'essere umano. Perché noi siamo fatti in questo modo. Allora, finché abbiamo delle situazioni nuove, ma che non vanno a trasformare radicalmente la nostra vita, siamo in grado di inquadrare velocemente queste situazioni e collocarle, ok, nella mente. Sì. Ma quando ci sono condizioni che cambiano radicalmente il corso della vita, come questo che stiamo vivendo adesso, e che non sappiamo esattamente dove andare, cosa fare, cioè come sarà il futuro, non abbiamo conoscenze. Sì, è una grande incognita, è vero. Ci fermiamo a ragionare e siamo tutti rallentati sotto questo profilo. Perché? Perché abbiamo bisogno di capire, abbiamo bisogno proprio per natura di collocare le informazioni da qualche parte, ok? Sì, perché sì, è proprio una necessità umana di sopravvivenza saper collocare le cose, dare un nome alle cose. Sì. Quindi normalmente noi siamo attivati da un'attenzione selettiva, cioè la nostra mente, che è straordinaria, ha la capacità di selezionare, proprio si chiama attenzione selettiva, cioè sceglie tutte le informazioni più adatte a noi per la nostra sopravvivenza. È come se mettessimo il pilota automatico, tanto per capirci, sì, no? Sì, sì, perché? Perché abbiamo talmente tanti input nella nostra giornata, nella nostra vita, che dobbiamo andare in economia, perché non siamo in grado di captare tutto e di memorizzare tutto. Quindi la nostra mente che fa pensare senza sforzi, ok? Quindi elimina tutta una serie di informazioni che non ci servono e rimane attenta e focalizzata solo su alcune. Sì. Faccio un esempio. Capita che quando riceviamo un torto, noi ricordiamo tantissimo quel torto, rimaniamo proprio focalizzati su quel torto, lì senza pensare che contemporaneamente magari abbiamo ricevuto tanti elogi, complimenti, amore da parte di altri, no? Rimaniamo focalizzati solo sull'unico torto che abbiamo ricevuto. Questo perché?
perché la nostra mente selettiva, la nostra attenzione selettiva, proprio perché la sua funzione, quella della sopravvivenza, va a focalizzarsi, a fermarsi sulle cose dannose per noi, quelle pericolose, ok, che ci creano dei danni, sì. Mentre le altre positive, è un dato di fatto, vanno bene e quindi volano. Ora, in questo momento, noi tutti, chi più chi meno, stiamo vivendo, ok, in questa fase dove c'è la sopravvivenza di mezzo, ok, Mariella? Sì. Quindi, nell'analisi che noi facciamo con l'esterno, non siamo in grado di avere dei rimandi al nostro passato, cioè non abbiamo delle esperienze precedenti che ci permettono di, sì, dire ok, faccio questa scelta, così vado in quella direzione. Sì. Oggi possiamo ipotizzare di fare una scelta e forse andiamo in quella direzione, ma non è detto, ok? Ho capito. Quindi dobbiamo essere preparati su più fronti, certo, come abbiamo già detto nel passato in altri incontri radiofonici. Cadere in piedi significa essere preparati, ad esempio, con più competenze lavorative, no? Se non, certo, va bene una, va meglio l'altra, certo, certo. In modo tale da parare il colpo. E comunque capita che quando ci troviamo così spaesati, ma proprio una condizione umana, ci affidiamo alla persona che ci sembra più preparata, più sicura, più attendibile, ok? Proprio per non entrare nella disperazione. Eh beh, sì. Non so se anche a te, Mariella, è capitato. Sì, mi capita, a volte mi è capitato, è vero, umana. È vero. Forse però qui però mi muovo in un terreno diverso, sono abituata a essere io forse quella che risolve le situazioni piuttosto che affidarmi a qualcuno che me le risolva, però questo è un fatto personale, insomma. Certo, certo, fintanto ottimo, ma è davanti intanto che non ti trovi anche tu in una condizione che non hai mai vissuto. Ah beh, certo, okay? certo. Non so, arrivato un terremoto dove distrugge tutto, una guerra dove, sì, magari, sì, noi, sì, non l'abbiamo, certo, mai vissuta, certo, e certo, ci portassero, certo, via tutto, sarebbe una condizione nuova per tutti, sì, quanti, eh sì, direi proprio di sì. Guarderebbe un po' intorno per capire chi ha padronanza della situazione, certo, così come tu fai per chi non ha la stessa, sì, sicurezza che hai tu, no? Sì. Nel portare delle soluzioni. Indubbiamente, sì. Ecco. E quindi questa inclinazione a farsi guidare porta anche a farsi pilotare, ok? Sì. Perché, e quindi bisogna fare molta attenzione in questo senso, da chi ci facciamo indirizzare, no? Sì. La scelta dei nostri mentori è fondamentale. Perché quando tutti noi siamo spaesati, diventiamo involontariamente come dei bimbi di 5 anni, quindi siamo più fragili e vulnerabili. È vero, è vero. Sì. E quindi bisogna fare molta, molta attenzione a non essere manipolati, ok? Questo, certo, è importantissimo. Certo. Allora, il suggerimento che io mi sento di dare è quello di, prima di tutto, aumentare la sicurezza in se stessi e l'autostima. Questo vale in tutte le fasi di questo coronavirus, continuo a dirlo, perché solo lavorando su se stessi, con la propria crescita personale, con uno sguardo rivolto alla propria evoluzione, quindi investire su se stessi per conoscersi, per rivalutarsi e proprio per acquisire maggiore forza e sicurezza in quello che si crede, in quello che si pensa, al proprio intuito, eccetera. Solo in questo modo siamo meno influenzabili, okay? Certo, sì. E un'altra cosa molto importante è quella di studiare, quindi di approfondire, conoscere, fare ricerche, essere un po' come il popolo dei Bereani al tempo di Gesù,
citati proprio da Gesù come popolo esempio, perché la caratteristica era quella di ascoltare tutti quanti, compreso Gesù, ma poi informarsi, ecco, verificare. Se noi verifichiamo e non prendiamo tutto per buono, ecco che possiamo farci le nostre idee ed essere più sicuri, ma e certo, non essere assolutamente malleabili. Sì. Questo è il suggerimento che do a tutti quanti, proprio per non essere travolti, ok, da un destino insolito, okay, che noi non sappiamo esattamente che cosa succederà domani. No, nessuno. Quindi è in grado di capirlo. Esatto, esatto. Avere il potere di se stessi, delle proprie idee, della propria forza, no? Autonomia, questo è importante. E quindi anche smettere di lasciarsi influenzare facendo esclusivamente quello che dicono gli altri, quindi di ubbidire, no? Così. Quindi, certo. Andare indietro alla massa, grandi. Sì, insomma, di ragionare un pochino di più con questo discorso. Invitando tutti quanti a puntare sulla qualità personale, sull'eccellenza personale e diciamo porsi come obiettivo quello di lasciare una traccia di se stessi nel mondo e di entrare a far parte di quel 3% di persone a livello mondiale che ha successo e che sta bene con se stesso, ok? Successo non vuol dire diventare milionari per forza, eh? No, successo vuol dire anche appunto essere felici, certo, nella vita, certo, e comunque portare avanti il proprio credo, la propria missione e illuminare gli altri, dare incoraggiamento agli altri, questo è già un buon punto, un buon obiettivo da porsi. Che è poi una cosa che stai già facendo tu, Sì, sì, io sto facendo il possibile per farlo, perché mi rendo proprio conto che c'è un bisogno estremo. Chiunque sento, veramente ci sono delle forme di disperazione, di sconforto notevoli. Ecco. Chi per un motivo, chi per un altro, certo, comunque questo isolamento ha acutizzato tantissimi problemi, veramente tantissimi. Sì. Anche chi andava bene, che era felice già prima, che comunque era soddisfatto della propria vita, comunque in questa fase, in questo periodo, ha rivisitato la sua vita, ha fatto un po' il punto della situazione e ha scremato, ha sintetizzato, ha reso molto più semplice la sua vita per dare spazio ai valori veri, certo, che sono la famiglia, l'amore, se stessi, la salute. Guarda, Daniela, io ricorderò sempre un'esperienza che ho vissuto in una casa di riposo dove andavo a fare dei trattamenti agli anziani. Sì. E ricordo che questi anziani, dove all'interno c'erano anche degli ex imprenditori, persone che avevano avuto successo, ma loro mi ricordavano sempre quello che era il loro punto di forza, cioè quello che gli era rimasto dentro, cioè i momenti felici passati, ad esempio con la moglie o col marito, sì, con i figli. Sì. Sì. Quindi non ricordavano i momenti degli allori, ok, del successo, dei soldi, sì, ricordavano, sì, i momenti vissuti nella gioia con la famiglia. Ah, che bello. Quindi, con le persone care. E i più grandi rimpianti che avevano erano proprio quelli di non aver vissuto intensamente i loro sentimenti. Ah, io vedi, ho imparato tantissimo da loro, e sì, penso che questo sia il momento per valorizzare proprio tutto questo patrimonio che tutti noi abbiamo. E certo, grazie per queste parole, davvero Elena, è effettivamente un buon motivo di riflessione e può aiutarci anche ad apprezzare maggiormente quello che abbiamo e quello che abbiamo vissuto di bello, per aiutarci a trovare una nuova strada per i giorni che ci aspettano, perché di nuove strade ne dovremo battere parecchie, dovremo scoprirne e percorrerle, bisogna però individuarle, queste strade. Sì, da individuarle, ma proprio per questo, quando si eleva
coltivano certi valori che partono da noi, quindi prima di tutto puntare su se stessi, certo, si ha un po' più di chiarezza, si è meno appunto influenzabili e si può scegliere una strada piuttosto che un'altra, o comunque si è poi un tempo musicale, no? Il corso, certo, d'opera, ma sempre mantenendo alto l'umore, la frequenza personale, l'ottimismo, una buona vision e soprattutto i sentimenti, quindi anche di amicizia, che sono fondamentali. Sì, certo. Allora ricordiamo solamente i tuoi riferimenti, il sito innanzitutto, dove c'è praticamente tutto. Sì, che sì, tutto, sì, che è www.starsemprebene.it. Ogni giovedì mattina alle 10 su Facebook faccio una diretta dove do suggerimenti, spunti utili di riflessioni, esercizi altrettanto utili da applicare poi a se stessi. Questa stessa diretta rimane registrata, quindi se sì, chi la desidera la può seguire. Sì, anche su YouTube ci sono altri video sempre istruttivi, utili per se stessi, per evolversi, quindi tutto quello che sto dando è veramente per un supporto emotivo di alto valore. Ecco, quindi, su YouTube è ben sufficiente digitare Elena Beltramo. Come te. Come dici, scusa? Dico, sto facendo il possibile per aiutare, esattamente come stai facendo tu, che stai facendo un lavoro grandioso proprio. Grazie, sì, Maria. No, ma figurati, io lo faccio con amore, quindi per me non è un sacrificio. Grazie davvero per essere stata con noi anche oggi, Elena. Ti aspettiamo qui a Radio Dreamonfly quando lo desideri, per prendere a debita distanza un buon caffè, perché abbiamo una macchinetta del caffè che possiamo prendere. Quindi sarà veramente un piacere poterti rivedere dopo tanti mesi. Grazie. Grazie a te, Mariella, grazie a tutti. Non vedo l'ora di rivederti. Ciao, buona giornata, a presto. E grazie anche a voi amici per averci seguito fin qui con Elena Beltramo. L'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, martedì alle 11:30, sempre qui su Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly, imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Radio Dream on Fly, dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Che comunque questa canzone anche a me ha stimolato dei ricordi, grazie a Master Max. Era tanto che non sentivamo il sottotono, perlomeno io era tanto quando li sentivo, no? Tranquillo. Anche è un po' che non è in programmazione. Vero, proprio una canzone da bella zio, cosa stai facendo, no? Sì. Chissà cosa ne pensa il nostro amico che abbiamo al telefono, Francesco di Radio Dream on Fly, collegati con noi da Torino. Chiediamo lui cosa ne pensa. Ciao Francesco. Ciao. Beh, molto bella in realtà, diciamo che era un po' rilassante. Vero? un po' stimolante. Di questi tempi ci va qualcosa che ci carica, eh? Vero, hai ragione. Sì, sai, però noi abbiamo parlato prima con il nostro DJ, che era, io lo vedo là sul divano, una gamba su, una gamba giù, con l'occhio chiuso, l'occhio aperto. Se gli mettiamo qualcosa di un po' troppo pompato, lo troviamo sul lampadario, quindi dobbiamo andare un po' con i piedi di piombo. Allora, intanto grazie a Radio Dream on Fly Torino, che si è collegata con noi e sta creando insieme a noi e insieme ad altre radio questo network che abbiamo messo in piedi in queste domeniche di emergenza. Abbiamo letto, Radio Dream on Fly ha letto Paolo una cosa molto interessante, vorrei che te ne parlasse lui. Sì. Vedo che, come si dice, è una radio collegata con il Fede Imprese, una tematica per le imprese professioniste, la prima web radio TV, spiegaci un po'. Sì, allora è un progetto che nasce da Fede dall'Impresa e Piemonte. Fede dall'Impresa è un'associazione, diciamo, datoriale sindacale, nasce proprio per dare aiuto alle aziende dal punto di vista della rappresentanza sindacale, quindi con tutti i servizi legali, fiscali, assicurativi, abbiamo anche il CAF e il Tribunale Arbitrale Interno. Poi fa anche altri tipi di servizi, crea soprattutto matching e si occupa di fare marketing relazionale e referenziale tra gli associati. Quindi ogni 15 giorni organizziamo degli eventi che fino a poco tempo fa erano fisici, adesso stiamo facendo tante Zoom, però va bene uguale, e sono eventi nei quali si fa formazione, perché in un'oretta e mezza alla sera
viene sempre un professionista esterno a parlare di un argomento particolare, che può essere il crowdfunding, la startup, la finanza agevolata, l'anno scorso la fatturazione elettronica, la sicurezza sul lavoro, insomma, ma che bella questa cosa, anche... ma che bella, ma veramente bello questo. Sì, e facciamo in realtà seguito di questa lettera e mezza che passa col professionista, una pericena per conoscerci, per conoscere un po' tutti quanti i soci, ma cioè in modo che ci si mette in relazione tutti. E abbiamo fatto anche vari speed date su questo tipo, diciamo, su questo modello. E poi in mezzo, diciamo che ci sono dei media che sono appunto di proprietà, una di queste è la radio, Radio Dream On Fly, poi c'è la TV che è Dream On Fly TV, e poi una rivista che era prestampata cartacea e poi anche digitale, un po' diffusa attraverso tutti i canali soliti digitali, e con l'idea proprio di dare visibilità agli associati, farli conoscere, farsi conoscere, accreditarsi anche a livello di brand, e fare in modo che questo ci abbia praticamente la massima diffusione possibile. Noi i podcast li diffondiamo ovunque, all'interno del gruppo WhatsApp dell'associazione, sul nostro sito, lo facciamo attraverso i nostri social, lo facciamo fare ai soci, che lo mettono anche all'interno dei loro siti e sui loro social, e poi lo distribuiamo anche via email a 90.000 aziende in Italia. Ma questo è bellissimo, perché diventa veramente un servizio di informazioni importante. Servizio, cioè. Esatto, e poi c'è anche il modo di scambiarsi le opinioni, le cose fra industriali, imprenditori. Bello, è una bella cosa. Poi l'abbiamo sempre detto, perlomeno, no? Che la web radio, quando è tematica, veramente funziona bene, è proprio veramente un bel servizio. Bello, bello questa cosa. Sì. Complimenti, davvero. Sì, complimenti. Sì, sì. Non facciamo pubblicità, ma diamo spazio ai soci per fare le loro rubriche, praticamente, in modo che ognuno possa avere il suo spazio. Certo. On demand, quindi una radio sostanzialmente, vabbè, che ovviamente va pure in diretta, ma non è tanto quello, che rimane una web radio, e quindi il senso è proprio del podcast, no? Quindi certo, on demand, magari il professionista sta aspettando in attesa, sta facendo qualcosa, 10 minuti, 5 minuti finisce della rubrica, per magari contatta anche l'associato. Bello, bello, bello. Senti, invece a livello personale, tu adesso dove sei? Cosa stai facendo oggi che è Pasqua? Via. Guarda, sono a Torino, in questo momento sono in camera da letto perché sono più tranquillo, dirò ai bambini che stanno giocando, mia moglie che certo, è a telefono, quindi sono in casa, come il detto, no? Che sta girando ultimamente, sì, una sì, moglie per percepite quattro. Beh, questa qua è bella, questa è bella. Natura, capito? esatto. Questa è bella, una moglie percepita quattro, è bella. Una moglie esistente. Sembra, sai, l'estate quando dicono 30 gradi percepiti 40, qui è uguale, una moglie percepita esatto, 4 è bella. Esatto. Sono qui, siamo a Torino, insomma, non usciamo di casa, o almeno mi voglio, insomma, lavoro in banca, quindi comunque deve certo, tanto andare a fare i turni, e io in particolare invece una o due volte a settimana faccio un po' di spesa anche per mia mamma, per i miei soci, e via, quindi ne approfitto, posso in ufficio che è vicino a casa, bene, si lavora da capo. Bello, bello davvero, tanto complimenti per quello che fate. Senti Francesco, grazie, grazie per essere collegati con noi, speriamo di ovviamente grazie, di collaborare voi, anche servizio, è un bellissimo network. Grazie. Speriamo di collegarci anche poi quando sarà finita l'emergenza, prima possibile. E una canzone, allora, una canzone italiana che hai scelto per Made in Italy, per gli amici che stanno ascoltando, per tutte le radio collegate. Sì, 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 avevo detto, allora, Comunque andare, dell'Amoroso, sì, sì, è una canzone in realtà che mette anche un po' di buon umore, è carina, insomma, vero, bella, vero, sì, da sì, sentirsi, sì, ma in questo momento è anche un po' un messaggio. Lei ovviamente è focalizzata sulla questione dell'amore, la focalizziamo un po' sulla questione delle aziende, della questione economica, dei soldi, e quindi insomma, anche perché più volte ne abbiamo anche paragonato, diciamo, l'attività economica degli imprenditori, dando proprio la mano a loro, a quello che in realtà è un po' l'amore, no? Sì, assolutamente. Nel mio libro l'ho sempre scritto, insomma, che c'è l'amore, come dire, quello immaturo, no? Che chiede sempre mi vuoi bene, non mi ami, quanto mi ami, eccetera, paragonato all'immaturità economica, che è quella di andare a vedere continuamente il saldo del conto corrente, di essere legato ai centesimi, no? E non lavorare per offrire un servizio agli altri. E poi man mano arriva ai stadi dell'amore fino praticamente a crescere, quindi così come l'amore maturo non è quello che chiede continuamente, ma è quello che dà, e allo stesso modo in realtà l'attività
economica matura è quella che offre servizi aperti, lo fai con vocazione e fai in modo da fare, diciamo che i soldi poi sono una naturale conseguenza. Assolutamente. Abbiamo un po' sempre, sì, insomma, il soggetto è l'amore che è la felicità che fa i soldi, non il contrario. Bello, bel messaggio, assolutamente. Grazie a Francesco di Radio Dream on Fly Torino. Grazie, grazie mille. Grazie a presto. Ciao. Un saluto e grazie. Ciao, ciao Francesco, ciao. Grazie. Ciao. Insomma, io mi è piaciuta quella della moglie, non so perché. Non so, tu sai cosa ne pensi? Mi interessa i tuoi gradi in casa, nel senso. Alessandra Moroso su Made in Italy, Radio Villas Netto, rimanete con noi. Sì, miei, sì, 12 secondi, se vuoi dire qualche altra cosa magari inerente alla percepiti. Alessandra Moroso, rimanete con noi, torniamo dopo questa canzone Made in Italy con voi. Rally e tante altre cose, perché
io lo chiamo ragazzo, il ragazzo che stiamo facendo entrare in diretta con noi ha fatto parte dell'amministrazione del comune di Varese per tanti anni e adesso è in Regione Lombardia, è consigliere regionale della Lombardia nella giunta Fontana, Attilio Fontana, presidente appunto. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Sogni. Sei su Radio Dream on Fly.